Bene, grazie alla Fondazione San Carlo per questo invito e all'amico Carlo Altini per queste parole introduttive. E come vedete, a proposito di realismo e utopia, abbiamo iniziato con soltanto 4 minuti di ritardo rispetto all'ora scritta, quindi bisogna avvertire la signora Angela Merkel che superiamo anche i teutonici quanto a puntualità, perché per i tedeschi il Kundtempore prevede il quarto d'ora accademico, invece noi abbiamo soltanto preso 4 minuti all'ora ufficiale. E anche la dimostrazione, una dimostrazione molto elementare, se volete, di come a volte la incapacità delle classi dirigenti potrebbe rendere la più realistica delle politiche una perfetta utopia. Se non si sa governare e amministrare, la più realistica delle politiche può diventare una perfetta utopia. Sembra impossibile in qualche modo. Come vedete, intanto cominciamo in orario. E vi dico subito qual è la tesi, un po' anche violando una certa abitudine dei discorsi filosofici italiani che, come dire, menano il can per l'aia e non si capisce dove vogliono arrivare. Vi dico subito qual è la tesi e poi quello che dirò sarà un tentativo di dimostrarla. Vi sono due tipi di realismo e due tipi di utopia. Vi è un realismo che consiste nella accettazione dello stato di cose esistente come orizzonte invalicabile. È sempre stato così, nil sub sole novi, penso a un grande maestro come Norberto Bobbio, ripeteva sempre questo, nil sub sole novi. Vi è un orizzonte invalicabile, possiamo cercare di come dire, frapporre le regole, ma le nostre regole sono soltanto un contrafforte rispetto a questa costante del potere, costante della politica, lo diceva anche con grande dignità, come sapete. E c'è invece un realismo che reca in sé il pathos della insoddisfazione, dell'inquietudine, che da una analisi disincantata delle cose come stanno, recando però in sé la energia di una possibile alternativa, una possibile trasformazione. Se volete, nell'ambito della politica moderna, questo risponde a una duplicazione dei realismi. Abbiamo per un verso il realismo di Thomas Hobbes, l'orizzonte invalicabile della natura umana, e per l'altro verso il realismo di Machiavelli, che in qualche modo è carico, come vedremo, di tante cose. Dicotomia che variamente dibattuta nella filosofia italiana contemporanea. E abbiamo due tipi di utopia. Abbiamo una utopia che io chiamo, per ragioni di brevità, statica, e un'utopia dinamica. Utopia statica è quella che un autore che continua a fare epoca, Karl Marx, chiamava ricetta per le osterie dell'avvenire. Menu. Utopia è anche il povero Tommaso Moro, quando introduce l'utopia, introduce l'idea di un progetto alternativo che in qualche modo può essere implementato, può essere realizzato con i mezzi del presente. Utopia statica, dunque. Il sogno di una cosa, chiamiamolo così, il sogno di una cosa. Come però un'alternativa che c'è da sempre, no? Che c'è da sempre. Anche questo nobilissimo, come nobilissimo il realismo del ni sub sole novi, quando non viene preso
non viene preso in consegna da alcuni capi di Stato, soprattutto nel XX secolo o alla fine del XX secolo nordamericani. E c'è un'utopia dinamica. Utopia dinamica che non è soltanto il sogno di una cosa. Utopia dinamica è quella utopia che si intreccia profondamente con la dimensione della storia e che in qualche modo si trasforma in quella che potremmo chiamare la energia messianica presente nella storia. Energia messianica che è presente nella congiuntura, nelle diverse congiunture del presente. La tesi suona come segue. Il realismo intenso, ricco di pathos, e l'utopia dinamica devono essere incrociate se vogliamo sperare di reincantare la politica, davanti alle sfide del globale. Quando dico reincantare la politica, termine, espressione che ho adoperato nei miei lavori degli ultimi anni, intendo che bisogna operare una inversione di rotta rispetto alla pur necessaria opera di disincantamento della politica che alcuni di noi hanno sostenuto a partire dagli anni Ottanta davanti al persistere delle politiche ideologiche, ma che oggi questa insistenza sul disincanto della politica rischia di fare pericolosamente cortocircuito con il cinismo politico imperante. Quindi io penso che si debba invertire la rotta e pensare a un reincantamento di tipo non ideologico della politica, in termini che cercherò di dire alla fine, perché qualcosa almeno di sorpresa dovrebbe restare alla fine, altrimenti ve ne andate via subito e non c'è gusto neanche per me. Incominciamo allora ad argomentare la tesi attraverso una serie di passaggi. Il XX secolo si è, come sapete, si è concluso con una crisi delle utopie che potremmo chiamare l'utopia del cielo in terra, no? The true and only heaven, no? La paradiso in terra. Questa critica dell'utopia vede che quelle che sembravano promesse di un futuro liberatorio erano in realtà minacce, erano distopie, quindi l'utopia che si è ribaltata nel suo contrario, si è ribaltata in distopia. Era l'utopia che pretendeva di trasformare radicalmente la natura umana, se volete raddrizzare il legno storto dell'umanità. Come vedrete tra poco io contesterò anche l'idea che possa esistere una natura umana, però. E raddrizzare quello che Kant chiamava il legno storto dell'umanità, quindi non l'utopia che pretende di irregimentare gli esseri umani, di disciplinarli, di renderli, come dire, degli alberi ritti, no? In qualche misura, quindi annullare gli elementi di differenziazione, di non omologazione, di contingenza che sono presenti nelle individualità umane. E un grande storico del pensiero politico, Isaiah Berlin, ha praticamente detto che bisogna in qualche modo andare contro l'idea della natura umana,
superare questa idea di una natura umana immutabile e naturalmente ha posto il problema dei rischi presenti nella utopia che assume una natura umana e poi vuol trasformarla radicalmente. E però alle tesi di Isaiah Berlin io contrapporrei una formula straordinaria di un grande pensatore della modernità che andrebbe, a mio parere, rilanciato, soprattutto incrociandolo con i risultati più maturi e profondi del pensiero forte femminile, perché il pensiero forte è stato in larga parte pensiero femminile a partire dalla metà degli anni 70 in Italia, in Francia, in altri paesi europei. Questo pensatore è Pascal, che diceva non possiamo fornire una definizione di umano statica, valida una volta per tutte, perché l'umano è quell'ente che oltrepassa sempre se stesso. Quell'ente che oltrepassa sempre se stesso. Noi pensiamo di avere capito tutto dell'umano, di averlo, come dire, inquadrato e improvvisamente ci sorprende. Guardate bene, questo poi ha a che fare anche molto con la idea della politica, perché è anche con la distinzione tra i due tipi di realismo che facevo all'inizio. C'è un realismo che pensa che non ci siano sorprese nella storia, e c'è un realismo che invece è talmente realistico da includere in sé anche l'effetto sorpresa della storia, quello che potremmo chiamare il bello della diretta. La storia non è indifferita, vi è una imprevedibilità della storia, una imprevedibilità, e non un riproporsi pesante delle leggi di movimento.